È indispensabile? Per viaggiare, ma nel pubblico la devi trovare. Ora, non è che possiamo far aspettare la signora Milena Vukotic, quindi guardiamo nel pubblico, c'è qualcosa che dobbiamo trovare. Io lo... Oh, vado io a prendertela. Oh. C'è una valigia, Olanda, Istanbul, Parigi, Vienna, perché hai viaggiato tanto col tuo papà. Sì, sì, ho avuto questa possibilità, questa vita movimentata. Vedo due signori, chi sono? Ecco, quello di destra è mio papà. Diplomatico? Sì, era diplomatico, ma era soprattutto un uomo, un letterato cosiddetto. Però anche un musicista, perché anche la tua mamma era musicista, sì. Quindi questa è stata la loro prima passione insieme. Sì, sono incontrati così, la mia mamma era... appunto una pianista e compositore, anche lui studiava composizioni, allora si sono incontrati in queste occasioni. Erano molto innamorati? Ma penso proprio di sì, nel momento che hanno fatto quattro figli. Quattro? E con loro tu che rapporti avevi? Cioè, è vero che era un altro periodo, un'altra epoca, quando magari con i genitori c'era un grande distacco? No, ho avuto... la fortuna di avere una famiglia eccezionale, penso, dove siamo stati tutti qui. In questa fotografia, sulla destra c'è mia sorella Vera, al centro c'è la mia mamma e a sinistra, vicino a mio padre, ci sono io. Sei tu. Sì. E comunque siamo stati educati in una grande libertà e questo credo che sia alla base di uno sviluppo poi. Dopo per poter essere in equilibrio più o meno nella vita. La tua mamma era felice del tuo successo, sì, Milena, intanto molto, la vediamo. Molto. E così. Qua c'è mio fratello Giorgio sulla destra, la mamma, la Vera ed io. Era felice del tuo successo? Era felicissima la mamma perché seguivo le sue orme, che era quello della... nel segno dell'arte e anche mio padre. Io sono stata educata in questo senso della sacralità, diciamo questa parola che sembra molto grande ma è importante, del culto dell'arte. Apri il cassetto blu, vediamo cosa c'è per te. Il cassetto blu. Prego. Mamma mia. È una casa in 3D. È la facciata di un palazzo. Assomiglia a qualche cosa che io conosco. A cosa? In un certo senso alla mia casa. Perché io abito con mio marito Alfredo Baldi in due case. Cioè, non avete vissuto, non vivete insieme? Abitiamo insieme ma in due appartamenti separati, collegati dal balcone. Allora aspettate, collegati dal balcone, quindi devono uscire, si possono incontrare. Allora adesso io, Milena, rompo la scaletta e voglio sapere tutto, perché no, è uno scoop. Da quanto tempo state insieme? Siamo sposati da... 15, 16, 17 anni, credo. Da quanto tempo vivete separati? Da quando ci siamo sposati. Sei innamorata di tuo marito? Ma non è possibile non esserne. È impossibile non essere. Quante volte vi incontrate su quel balcone? No, ci incontriamo tutto il tempo, viviamo insieme, però... abbiamo due appartamenti. Ma quindi due cucine, due saloni, due bagni, due camere? Sì, sì. Colazione dove la fate? La facciamo insieme, in casa mia, perché è più pratico. Vabbè, in casa sua. Il pranzo? No, sempre insieme. Tutta a casa tua? Sì, sì, certo. E poi quando devi andare a dormire vai a casa tua. Cioè... È molto consigliabile. È molto consigliabile. Per favore,
prenditi la telecamera e racconta perché è consigliabile. No, voglio dire che noi ci siamo incontrati a un certo punto della vita e allora a questo punto, anche per una ragione così pratica, abbiamo deciso di fare così. Io abitavo lì con mia mamma, poi quando mia mamma non c'è stata più, lui ha preso l'appartamento accanto. E così è veramente una cosa molto, molto civile, molto civile, perché a un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi gli orari, i tempi. Io con le alzate alle 5 del mattino per andare a fare la televisione, medico in famiglia, lui aveva anche lui i suoi orari per andare al centro sperimentale, dove appunto ha vissuto 35 anni della sua vita, e così lo consiglio. A Ballando con le Stelle ti ha fatto una sorpresa e sentendo le parole che lui ha usato per te, già avevamo un'idea di te, Milena, però sì, insomma, è stato tutto molto più chiaro. Milena l'ho conosciuta negli anni '80 al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi piaceva subito, però ero molto timido, forse quasi quanto lei, forse di più. Si vedeva da come girava i film, da come parlava, che aveva dentro qualcosa di molto, molto importante, di molto serio, di molto profondo. Ti tolgo il tuo maestro perché questa è una prova molto, molto speciale e la devi fare con un diverso maestro, con un diverso partner che adesso trovi alle tue spalle. No. Commuove ancora tutti, ma commuove ancora tutti. Sì, era veramente una sorpresa, non era una cosa finta. Però la tua eleganza, anche nel dimostrare la tua sorpresa proprio, il tuo stupore, grazie Fino, perché lo guardi e dici no, cioè, io l'ho detto ah! Invece tu, cioè, grazie Milena. Un grande insegnamento, però attenzione, Milena Vukotic non ha solo un marito, ma per noi ne ha anche un altro, quello di un medico in famiglia, dove nel cast, oltre a Valeria Valeri che abbiamo salutato, c'era il grande Lino Banfi. Che coppia che eravate! Per me è questa cosa. Albertino, ma come ti è venuto in mente di scappare di casa? Enrichetta, ricominciamo. Ma non hai pensato a tua madre? Al bene che può volere una mamma? Se fossi lei ti squarterei, guarda. È stata Maria Pia a insistere. Diceva che volevi scusarti personalmente con me per come ti sei comportata. Certo che a Maria Pia il terzo lifting deve aver dato il cervello. Le scuse le aspetto da te. Guarda, non mi divertivo più così dai tempi in cui allenavo la squadra dei ferrovieri. Ma guarda, questa proprio non la sapevo. E non è che ti posso raccontare tutto della mia vita. Certo. Lo sai quante amanti ho avuto io? Ah, vabbè. Enrica faceva ridere. A proposito di Lino, quando c'è stata la prima puntata di Ballando, Lino ha mandato un messaggio a mio marito dicendo: hai visto che moglie meravigliosa che abbiamo? Lino Banfi, vieni da me un attimo, perché qualcosa mi era arrivato. Ciao Enrica, cioè Milena, perché la gente non sa che sempre mia moglie sei, insomma. Quello che volevo dirti
È inutile che te lo dica perché l'avrai capito, per il nostro affetto, perché ci vogliamo bene da anni, perché sei sempre stata mia moglie da tanti anni. Pensi, io tanti anni sposato con te, non sapevo che se no avrei ballato io con te, figurati con la mia, io sono... Però io gli auguri la prima sera non li ho fatti a te, hai notato, li ho fatti ad Alfredo, dicendo che bella moglie che abbiamo, speriamo che nostra moglie vince. Ciao Milena, spero a presto, spero di rilavorare insieme. Ciao. Grazie. Che bello. Di sorpresa in sorpresa. Grazie. Insomma, è bello. Devo dire che questa esperienza di ballando mi ha portato, è come un'epifania. Sono successe tante cose nuove, bellissimo. E sono felice di poterlo dire qua. Grazie. Ti amano tutti. Addirittura ti ha amato anche la giuria di Ballando con le Stelle. Cioè, è stato questo il vero scoop. Quindi, al prossimo cassetto dobbiamo darti questo emoticon. Sei la numero uno. E per chi non ha, per quei pochi che non c'erano l'ascolto e Ballando con le Stelle, guardate, la giuria è stata super conquistata da subito, da subito. So come on, avec toi. Questo è stato il più bel ballo di questa edizione che io ho visto. Da una ballerina a un'altra ballerina. Grazie. Quello che non ho provato per gli altri l'ho provato per lei. È un momento di storia della televisione. Ma tu sei la più grande, non so, donna di ballando che ho mai visto. Veramente sei fantastica. Ho fatto una riserva di fiducia, di ottimismo, di buon umore. E credo che mi rimarrà per tanti anni e sono grata di questo. Grazie. Milena, Vieni con me, perché Lorenzo Farina, in merito alle coppie,